Ho comprato e gestito a tutti gli effetti una squadra di calcio. Muchachos è il nome della squadra che abbiamo creato per partecipare alla GOAT League. È stato tutto molto intenso e particolare. A partire dal video di presentazione della squadra, che abbiamo girato qui a Napoli sui quartieri spagnoli, facendo una finta rapina, ironicamente, ad Omiatol. E questo è stato il risultato. Per la composizione della squadra abbiamo dovuto seguire varie regole, ma la cosa più interessante è che abbiamo ingaggiato un calciatore ex Napoli, ovvero Fabiano Santa Croce, che ha accettato volentieri di entrare nella nostra squadra e di diventare il capitano. Ah, e tra l'altro abbiamo anche aperto una pagina Instagram, mi raccomando, seguite tutti i Muchachos su Instagram. Madama. What's up? Da posto. Cioè, mi sembra in caso fare così. Un bacio anche in campo. Infortunato. Andrei, so che serviva una punta di peso. Sì, certo. Per questo sto io. Sono venuto io, Andrea. Sostituzione. Non so dove ti ho visto. Muchachos, se siete delle merda. Purtroppo prima della competizione c'è stata solamente una possibilità di riunirci e fare una partita di allenamento. Ci vediamo ovviamente tra due giorni, però questo è un test importante per capire, insomma, prima di tutto i ruoli, per conoscerci, per fare gruppo. E per me adesso la cosa più importante, come avete saputo, il capitano è Fabiano, ci dobbiamo affidare a lui. Oltre che al signore, diciamo che gli volevo consegnare adesso la fascia. E oltre che, diciamo, al capitano, dovrei fare mister, motivatore, goleador. Sì, fare tutto tu devi fare. Fabio, i Muchachos si affidano a te. No, a sinistra. Vediamo se va dritta questa volta. Penso proprio no, ma gente. Sì, è dritto. Vai. Applauso. Ma la misura perché l'hai messa dritta? Una fascia peggiore mai messa. Lucio Cala. Mettiamocela tutta, oggi conosciamoci un po' e siamo forti. Vai Muchachos, vai. 1, 2, 3 Muchachos, vai. 1, 2, 3 Muchachos. Parla al tuo 3. 3. Ma... Oh! E ora! Solo, mamma che arriva! Andò! Patrick! Bella questa, bella! Occhio! Due, anche qui! Bravo! Va bene, l'occata, vai! Io, ciao! Bravo! Arrivano ovviamente le prime difficoltà dovute al fatto che non avevamo mai giocato assieme. Quando li fai cagare dentro
È un macello. Quindi ogni volta, quando si esce, prendetevi un metro in più dentro, lasciategli questo spazio, anche perché se vi supera di qua deve cacciare da qua e deve fare gol. Se invece vi fate prendere qua, c'ha tutta la porta, c'ha tutta la porta, arriva in velocità e da dietro è difficile prendere l'inserimento. Un passo dietro. Stringere e lasciare il passaggio esterno. Capito? Tutti così. Quindi cerchiamo di chiudere i passaggi dentro e lasciamo fuori quelli dopo. Ok? Continua a muoverti. Prima ti ho detto, non hai velocità, non hai fisicità, non hai tecnico, devi avere mentalità. Sai che devi usare? È la destra, sì. Prova a metterti sulla linea di fondo. Chi ti marca? Ti viene a marcare un difensore e ci lasci tutti gli spazi. No, infatti. Capitano uomo, capi? Cavo fuori gioco, non esiste. Metti oltre, metti 5 metri oltre. Il difensore ti deve venire a marcare da davanti, capito? Quando sta davanti, te ti puoi muovere a destra e a sinistra e non ti vedono. Quindi anche solo una mezza palla messa così sopra e ti pescano, capito? Usa quello. Non riesce a dargli fastidio tecnicamente o di velocità. Dai fastidio di testa, perché già che ci porti via un uomo, dai mille possibilità a tutti. Capito? Qui si vede subito l'esperienza di un ex calciatore che è subito pronto a darti consigli. Infatti, personalmente mi ha aiutato molto, perché si sa quanto sono scarso. Bravo! Bellissima azione, Ayu, bellissima. Bravo Matte, bravo, bravissimo Matte. Tiriamo, bravi. Bravo Matte, bravo. Bravi, grande azione. Finita la prima partita di allenamento, queste sono le prime parole a caldo. Quello che dobbiamo capire sono anche i momenti di gioco. Ci sono dei momenti, siamo stanchi, chiudiamoci dentro. Però che cazzo, a un certo punto abbiamo fatto belle giocate. Quindi per la prima volta che siamo messi tutti così, tutti assieme in un campo, ragazzi, buonissimo. Sono d'accordo, aiuto. Non ci restava che partire in direzione Milano, conoscendo anche altri ragazzi della squadra, per iniziare finalmente il torneo. Venga, Vizzette. C'è la Sega Zerozzi. Mamma, gli sta da cacciatore. Oh, non si vede la pancia. Allora, coach, com'era? Com'era? Più suderei in allenamento, meno suderei in battaglia. No. Allora, volevo presentarvi l'unico stipendiato della squadra, Patrizio. Stasera fai la cena, Patrizio, è bravo. Patrizio! Grazie, Patrizio! Per tutti! Vai! Pranzo domenicale come se fossimo dalla nonna. Oh, ma che stavo di un piattone doppio. Ehi, c'ha git, però vi tengo fame. Tengo fame. Ragazzi, siamo il primo vincitore, gli ha alzato la prima coppa. I Maseo dicono che è la squadra più forte, la favorita. Profumino! 16enne napoletano, primo 15enne napoletano. Oramai trentenne. Ma di che parliamo? Poi dici, perché sono andato all'Atletico al bar? Ma chi è il vostro ex calciatore? Ma partiamo dal presupposto.
Fuse Gamer. E qui non siamo a Napoli, sei venuto a far figure, lo sai? Fai un applauso a Diego, fai un applauso a Diego. Grazie Diego, ole, 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 ole. Diego, Diego. Mi sono svegliato. Vai giù. La prima cavata. Com'è? Hai giusto pissato il capo. Vabbè, ti ha trovato morso più, io faccio mangiare la palla, arriva al centro. Ma vai, padre. Come, padre? No, andiamo. Padre, non segni. Qui si entra in clima partita contro la squadra di ZW Jackson. Beh, anche noi quando partiamo, uno dei due esterni sale su e va assieme alla punta. Andate a fare direttamente attaccante difensore, attaccante difensore. 2-2-2, quasi tutti centrali. Quello lo facciamo in partenza. Quando partiamo, una volta lo fa quello di destra, una volta lo fa quello di sinistra. Poi vedete voi a centrocampo chi sta meglio. Diego, allora io la prima frase che vi leggo sarà decisiva. Come un gregge sono cacciati negli inferi, la morte sarà il loro pastore. Oh. Sì! Sarà la partita meno tecnica del... Hanno preso loro, hanno preso la croce in difesa. Raga, ci siamo conosciuti in questo poco tempo, devo dire la verità, anche se non ci conoscevamo, il gruppo lo vedo bello carico, abbiamo riso, scherzato, ora però è il momento di fare sul serio, perché c'è gente là fuori che ci guarda, ci giudica e magari ci ha anche già giudicato, e noi dobbiamo far dare una bella impressione di questa squadra, perché sappiamo quanto valiamo, sappiamo cosa ci diranno e sappiamo invece come dovremo smentire. Abbiamo in campo un grande riferimento, un ragazzo che ha dato tanto, noi dalla panchina cercheremo di darvi una mano, l'importante è che siate onesti, tutti faremo parte di questo gioco, ok? Anche chi al momento parte fuori, perché siamo una squadra e quindi si vince o si perde. Andiamo in campo! 1, 2, 3, svegliamo! Indovinate la parola che abbiamo detto qua sotto nei commenti. Ah, che spettacolo, eccolo qua, grazie. Mamma mia. Con la sigla della Got League. Allora, intanto vediamo i capitani, ragazzi, che stanno prendendo le loro carte. Prima di ogni partita ci verrà assegnata una carta bonus che potremo utilizzare durante la partita. Una delle funzioni di queste carte, ad esempio, può essere un calcio di rigore. Allora scelgono loro due chi batte il rigore. Sì, o Omi o Pancio ci dicono uno di noi che deve battere uno shootout. Okay. Questo è il battere, generale. Vai! Bene Kids, va bene! Prendiamola! Prendiamola! Non è successo niente, dai! Dai, dai! Dai, vai, stiamo giocando bene! Dai! Vai, facile! Prendiamola! Bravo, sì. Dai, così giochiamola! Bravo Bobbe! Giochiamola! Dai, prendi questa, prendila! Omi! Attenzione ragazzi, stop carta! Attenzione! La carta è Got Roulette! Alzo, quindi shout out, ma questa volta Andre tocca a te deciderlo. Chi dei Muchachos tirerà? Io ti dico una roba, hai di fianco una persona. Io la farò tirare a questa persona qua. Il primo shout out. Andrew! Finire in pareggio la prima, però sono fiero dei miei ragazzi, hanno dato tutto in mezzo al campo e io non ho giocato. Raga, è stata una partita tosta, dopo un inizio un po' balbettante abbiamo preso la partita in mano e abbiamo creato tante occasioni, molta sfortuna. Ci conosciamo da 2 giorni,
ma sono fiero di voi per come avete giocato. Oggi bene, dobbiamo dare il tutto per tutto. Abbiamo qua il calendario di giovedì, cioè di oggi, il secondo giorno. La prima partita nostra è la terza, la Fucina contro i Muchachos. E la penultima, Muchachos vs Red Bull. I Red Bull sono i favoriti. Sono primi nel girone attualmente. Sicuramente arriveranno... Il primo posto ce l'hanno quasi in tasca. Sì. Il nostro scopo diretto è con la Fucina. La squadra è Faina, di Manfredi, e quindi... Dai. Oggi lo possiamo chiamare tranquillamente il giorno del giudizio. Poi non ti scherziamo, questa è la partita decisiva, dobbiamo dare tutto per tutto. Ci saranno molte polemiche, questo già vi avviso, perché la panchina ci sarà un sacco di loro che protestano. Da voi sognati polemizzano per ogni cosa. Noi dobbiamo fare sempre i furbi, con l'arbitro mi raccomando non ci scanniamo mai, ma fa sempre quelli buoni. Pensiamo a giocare, che sappiamo giocare. L'abbiamo dimostrato ieri e possiamo farlo anche meglio. Con la tazzina, voglio furbizia, così sì. La possiamo e la dobbiamo vincere. Attenzione con i lanci, giochiamo più la palla. Quando c'è la possibilità, il lancio lo si fa, in base al movimento. Chi attacca, ovviamente, vedendo l'altro compagno di reparto, pensiamo anche a difendere poi. Quindi non ci scopriamo troppo. Attacchiamo sempre con intelligenza. Allo stesso modo difendiamo. Uno, dos, tres, venido! Cucina contro Muchachos, giorno 2. Si comincia. Vai, Cucina, esci tu. Stiamo giocando. Dai. Vai, Mattia, vai subito. Sali. Passa! Sì! Bello! Bravo, Marchi! Quindi fallo, Carlos! Attenzione, i Muchachos giocano la carta. Non si può giocare. No, hanno fatto gol, è finito l'effetto. Scusa. E giocano la carta, rigore, roulette. Si parte. Fuse Gamer pregano al centrocampo. Un tocco e tiro molto probabilmente. E proprio lui che va a zittire. Che dov'è? Cos'è? Lo sguepo? Cosa fa? C'arriva una cosa centra. C'arriva una centra in faccia, credo. Mirko! Le cose. Dai, André! Conclusione. Grande finta per Ak Airu. Ancora Nardone. Deve andare Nardone. Nardone! Poi la conclusione! Sì! Incredibile! Sì! E c'è il gol! Sì! Di Rizzini! Vai, Alex! Vai, Alex! Mattia, ultima! Rabbia e delusione, perché sapevamo di aver perso una partita importantissima, ma c'era ancora una piccola speranza. La prima partita siamo scesi con la voglia di far vedere a tutti, con la voglia di divertirci, di dare una mano al compagno, e si è visto nel gioco. La seconda partita si è scesi per farci vedere belli, per farci vedere che ognuno di noi sa giocare, e non si è visto quella che è la nostra forza, cioè lo stare in gruppo, lo stare assieme, il giocare di squadra. E se viene a mancare questo, facciamo le figure di merda. E io a tornare facendo una figura di merda, ti dico la verità, non c'ho voglia. Quindi dopo c'è un'altra partita, non me ne frega un cazzo, dobbiamo vincere. Non mi interessa come, non mi interessa. Dobbiamo vincere. Già sa. Vesuvio. Si gioca, si fa sul serio. Assolutamente. Con la valla spacca per noi. Penso che giochiate con il sangue in bocca, no? Stessa cosa noi.
dobbiamo passare, dobbiamo avere la certezza di passare. Mi dispiace, mi dispiace. Dispiace anche a me che come ti dovevate, l'unica cosa che dovevate fare era fermare la fucile. E avevamo fatto un bel progetto. Proviamo a te che abbiamo tirato pochissimo ultimamente. Tiriamo, poi dopo vediamo chi fa entrare. È la partita, vero, questa qua. Qua sono forti, però secondo me noi non siamo da meno. Dai, forza! Ragazzi, mi vedete con la felpa perché, vabbè, con i Redlock non credo che entrerò. Ho già fatto il mio. I ragazzi si stanno preparando, la partita è decisiva. Ci giochiamo il tutto per tutti. Fondamentale per la qualificazione, non c'è altro da fare, dobbiamo vincere questa partita. Se non dobbiamo vincerla, dobbiamo dare tutto in mezzo al campo. Sono loro, sono fortissimi, però secondo me non siamo da me. Vediamo. Cambia del goalkeeper, vai, che buona. L'allenatore sceglie il giocatore della squadra avversaria che dovrà scambiare la posizione del portiere. Perfetto, aspettiamo un po' per vedere. Con Moscardelli che fa la sua classica finta a puntare. Mamma mia, che sportellata! Moscardelli! Mamma mia! Zacchinho fa buona guardia, la porta è vuota. Instakeeper! 2-0! 3 minuti che scoccano in questo momento. Attenzione, il Fiche sul lato corto dell'area di rigore, ancora insta keeper per Zacchinho, ora è pericoloso. Zacchinho! Fiche! 3-0 Redlock. Stile Redlock. Dicono, vediamo Alex. Dicono che Chianese abbia risposto La difesa dei Muchachos. 15° scoccato in questo momento. 2 in meno per Migliorati! Che gol ha fatto! Grande gestione di questa ruota dei Redlock. È successo già nel primo tempo. Instakeeper! Ancora lui! Con quest'altra sconfitta arriva anche la matematica. Non possiamo più qualificarci. Aiu, mi dispiace, veramente, tutto il cuore, abbiamo messo tutto questo riportato. Aiu, per me, chiedi cosa dobbiamo fare. Sì, no, partita qua, no. Aiu, hanno meritato loro. Aiu, siamo usciti, purtroppo. Mi dispiace perché dovevamo dare di più, non in questa partita, perché comunque si sa che i Redlock erano i favoriti. Mi dispiace più perché oggi non siamo entrati in campo con la fucina, però questo è il calcio, complimenti a loro, ci rifaremo però. L'importante è che onestamente mi sono divertito. Bravi raga. Bravi. Secondo me non per cuffargliela, però vinceranno loro. E niente, mo domani saluti la partita anche se non ha senso. Terzo giorno, ultima partita, ultima battaglia. Sì, sarò il titolare perché devi far gol. Non vale niente, devo far gol. Anch'io devo far gol perché l'ho promesso, quindi oggi devo segnare. Vabbè. Questa partita la dovevamo vincere per onore e dignità. Forza Muchachos per tutta la vita. Non cambierò mai bandiera. Mai! Aiu, divertiamoci, giochiamo tutti quanti, quindi voglio vedere facce serene. In mezzo al campo, se c'è da fare un numero, una cosa, passiamo, facciamo quello che volete. L'importante è che ci divertiamo. Quest'ultima partita, prendiamola veramente chill. L'importante è che non facciamo una figura di niente. Uno, dos, tre, Muchachos! Iniziamo dietro sempre con Patrizio e Francesco. Giochiamo Manuel a sinistra, centrale Gianmaria, a destra Calzone. Giochiamo un attimo avanti Andrea. No, che un attimo. No. Poi giochiamo tutti, cambiamo tutti. Adesso giochiamo contro gli Oragon, ovvero la squadra del presidente Ash, che si sta giocando la qualificazione con l'altro presidente, Damian Elfaina, che entra nel nostro spogliatoio. Muchachos, dai oggi! Dai, è fondamentale oggi! La cazzimma voglio vedere, quella! Non ve potete far perdere, non potete perdere sta partita! La potete pareggiare perché a me va bene con il pareggio, però non potete perderla, portiere! Un gatto! Un cazzo de gatto! Dove stai? Frate, non c'hai né contro oggi in panchina. Quindi non ci sarà nessuno che ora. Spacca la porta! Prendi la porta
tira, tipo come faccio? Sarà fatto. Go! Sì, però. Così voglio sì. Go! Mi cerchi e vieni con te. E vedi te. Ma tu lo faresti per noi? Certo, se è contrario. Certo. State con me! Se vince! Vediamo. Aspetta! Ci possiamo ragionare, ma non offri nulla in cambio. No. Non c'è più tempo, adesso incominciamo. Vogliamo questo campo come Coverciano. Benvenuti, Muchachos contro Oragon. Ragazzi, se gli Oragon vincono, balzano secondi in classifica. E poi mettono una pressione allucinante. No. Ed è proprio lui! No. Fata! Abdul! La magia! Fata! Attenzione, carta usata dall'allenatore di Muchachos. Sapete già dove mettervi, no? Dai, grande, dai che arriva! Attenzione, quindi Lopez in porta. Chianese, serve il pallone per Pio Todisco. Con il suo mancino, pensa alla conclusione. Todisco! Ma che bel gol! E qua... Dai, Francesco! Bravo Todi, bravo! No, 2-0, 2-1! Vai, vai! Corri, fallo correre! Corri in forza, c'è Gianmaria di là! Bravo! Tira! Vai! Moderno questo. Angelo, bravo! Per Calzone! Angelo! Di Lillo! No, vai! Calzone! Non ci credo! Poi Lopez! Non è entrato! Vabbè, ma Calzone è un egoista, veramente. Lopez! Gol a lui! Ora arriva il momento più alto del torneo. Ripartono i Muchachos 2-2 con Roscioli che vede la conclusione. Tocca lui! La tocca lui e i Muchachos passano in vantaggio. Andrea, Diego, Plus Gamer. E vediamo l'azione, l'esultanza. E si mangia il pallino! Un'esultanza fantastica! Si mangia l'Oragon! Largo! Va bene! Vai Manu! Segna! Oh! Ma 2-2, non poteva farli, vai! Ah no! Questo è il momento più alto del torneo. No, sembrato un po' fuori sì. Questa attenzione Lopez. Lopez dentro l'area dai, migliore, oh. Ci sarà da discutere. Gnotto! Patau! Ancora lui! Abdul! 3-3! Panseri è da solo. Panseri, copri tacco. Lopez! Poi arriva la coppia! No! C'è! Calzone. Angelo! Finisce il torneo dei Muchachos, volevo chiuderlo in bellezza. Attenzione però a Diego, Armando Fuse Gamer. Pallone che è andato indietro. Mamma mia! Il pallone forse è andato indietro. Fuse Gamer! Ho fatto una bella bicicletta. Ancora non è finito il nostro torneo. Ah, possiamo arrivare ancora a terzi con Liros Mkazza. Con nostro fratello. Patrizio, Iros. Coppa degli eroi. E Patrizio sarà il nostro protagonista. No! Troppo siamo stati coerenti fino alla fine. Molto, molto sfortunati. Però questo qua, questo torneo ci ha dato un po' più di ossa per poter poi fare il campionato. Vediamo se riusciamo a conquistare questo terzo posto con Patrizio Chianese. Roma, grazie per Cristo. Ma vai tranquillo, si sta allenando diciamo con voi. La parte seria la fanno con un'altra squadra. Timo! È arrivato il momento della Coppa degli Eroi, momento di Patrizio, è praticamente la Coppa dei perdenti, di chi non è arrivato in finale, sì, ce la giochiamo tutti per il terzo posto, ci sono delle mini sfide in cui Patrizio dovrà e deve arrivare prima, e arriverà. Prima sfida, velocità, Patrizio è lì, l'ultimo posto, speriamo non faccia l'ultimo posto, ma lui ce la farà. Praticamente qui verranno eliminate 3 persone, quindi i primi 5 si qualificano. Vai, Patrizio!
Qualcuno è partito prima o sbaglio? No, vediamo Patrizio dove è arrivato. Patrizio qualificato, ragazzi! Vai Patrizio! Seconda sfida, shootout. Sono rimasti in 5 come avevo detto. Chi sbaglia esce fuori. Patri, hai un'occasione. Mi fido di te. Patri. Andiamo così, un'altra sconfitta. Ma è bro, sono fiero di te. Oh, ero bro, hai giocato benissimo. Però una cosa, ma bro, io voglio bene. Cioè, che cambia? Mi hai cambiato nulla. Prometti una cosa. I punti me li fai fare in campionato. Giunti a questo punto, ragazzi, è stata un'esperienza intensa, bellissima. Ringrazio ogni componente che ha fatto parte di questa squadra e che ha rappresentato i Muchachos. Abbiamo capito che il livello è veramente veramente alto e quindi magari c'è qualcosina da migliorare, però vi promettiamo che ci faremo trovare ancora più pronti per l'inizio del campionato. Forza Muchachos!